tutti, vediamo oggi il richiamo di forza. Siamo in settimana della gara e siamo in una settimana di scarico, possiamo dedicare, se siamo abituati, una seduta di allenamento a un richiamo di forza. Gli esercizi che consiglio io per andare veramente forte in bici sono i seguenti, vediamo un po'. Questo esercizio qua, un richiamo di forza che facciamo. Ricordiamoci sempre di, nella fase di respirare, poi possiamo passare a lavorare con il muscolo con il muscolo antagonista. Per andare forte in bici, soprattutto nella fase di recupero della pedalata, è anche importante avere degli addominali veramente forti. Richiamo di forza e poi possiamo passare a fare dello stretching. Ora io vi ho fatto vedere in maniera molto rapida gli esercizi che abbiamo sempre poco tempo, ma quanti colpi fare nel richiamo di forza? Per non avere danni e problemi fisici possiamo fare fino a 3-5 colpi per i richiami di forza e il nostro organismo non ne risente. D'altronde anche i professionisti della Sky e i ciclisti e i professionisti prima di cronometro fanno dei richiami di forza e i risultati si vedono. Anche nel mio caso, secondo me, dopo anni di varie esperienze ho visto che effettivamente il richiamo di forza ti dà una potenza in più nella frazione ciclistica. Ciao a tutti dal vostro Catch, che si sta allenando in questa fantastica cornice di Entracque, che diciamo è una palestra qui, dove abbiamo anche la piscina. Abbiamo anche la piscina qui a 1000 metri sul mare e quindi possiamo allenarci in altura. Vi aspetto tutti quest'estate a chi vuole venire qui a allenarsi con me. E sarà mio ospite, intanto non penso che verranno un milione di persone qui a allenarsi con me, ma lì vediamo il Monte Rai. La salita dove mi alleno io sono 1000 metri di dislivello, potete digitare su internet, la salita è descritta, è una strada in bici asfaltata, completamente chiusa al traffico, e equiparabile come fatica al Mortirolo, e 1000 metri di dislivello in 10 km, è un buon allenamento, ve l'assicuro io, tanti saluti e alla prossima competizione dove ci possiamo incontrare. Vi ricordo che nel mio canale YouTube Berta Triathlon Civitanova ci sono tanti video per imparare i trucchi del triathlon.